Nella parte sottostante a shutter speed abbiamo l'apertura. L'apertura sarebbe il diaframma. Il diaframma in fotografia è impostato con determinati valori. Chi si occupa di fotografia saprà che se io inserisco ad esempio 5.6 apro questo diaframma. Aprendo il diaframma, quindi tecnicamente vedremo poi un file che vi farà comprendere un po' meglio questo concetto. Do alla macchina fotografica la possibilità di far entrare più luce pur mantenendo fermi quelli che sono i tempi, perché shutter speed non è cambiato. Però quando noi cambiamo il diametro del diaframma, cambiamo di conseguenza anche gli EV. Infatti, se io ritorno a 8, questi ritornano 15. Se io scendo con questo, chiaramente modifico quelli che sono gli EV. Qui, essendo all'interno di un controllo di esposizione, possiamo utilizzare anche dei numeri che sono intermedi, che all'interno del mondo della fotografia non esistono. In fotografia di solito ci si muove 8, 5, 6, poi abbiamo 4, 2, 8, eccetera. Apriamo un file che vi farà comprendere quello che stiamo spiegando. Qui abbiamo la rappresentazione di un obiettivo. Quando facciamo render nella rappresentazione di questo obiettivo abbiamo un'apertura importante, 2.8 è quella che ho rappresentato qua in questo momento. Questo tipo di apertura non fa altro che far entrare una quantità di luce in relazione a quella che è l'apertura del diaframma. Il diaframma è questo, quello che io ho simulato attraverso questa ghiera. Quindi quando io inserisco 4, non faccio altro che chiudere un po' questo diaframma. Quando rifaccio il render, che cosa succede? La luce che entra all'interno della macchina fotografica sarà inferiore perché l'apertura è inferiore. Quindi è una cosa abbastanza semplice da comprendere. Ecco che cosa è successo con il 4. Quando io gli dirò, ad esempio, impostati su 5.6, si chiude ancora un po' di più. E quindi rifacciamo il render, immaginate che la luce sta entrando, anche se percettivamente sembra il contrario, sembra un fascio luminoso, ma è soltanto una rappresentazione didattica. Ecco quello che succede, entra ancora meno luce, quindi il concetto è questo. Il diaframma arriva a 8, 11, 16, 22, questi sono i diaframmi che si trovano solitamente all'interno del comparto fotografico. Quindi è chiaro che all'interno della rappresentazione di un'immagine, se ci vogliamo muovere con i rapporti di fotografia, ci imposteremo in questo modo. 512, qui abbiamo 8, se lo portiamo ad esempio a 5,6, facciamo entrare più luce. Esiste un rapporto in fotografia tra quelli che sono le aperture e i tempi. Che cosa significa? Che io volendo potrei inserire un tempo diverso per ristabilire un valore simile ai 15 EV. Che cosa vuol dire? Se io in questo momento ho chiuso di più il diaframma, per rifare una foto simile a quella precedente, dovrò far entrare più luce aumentando quello che è il tempo. Quindi, ad esempio, facciamo un millesimo di secondo, siamo arrivati ancora quasi a 15. La stessa cosa succede se io imposto, ad esempio, facciamo 2.8, apriamo ancora tantissimo, vedete che lui è diventato 12, proviamo a inserire un 3000 e ancora siamo quasi a 15. Facciamo il contrario, ritorniamo al 512. E chiaramente dobbiamo rimpostarci su 8, quindi siamo ritornati su 15. Questo vi fa comprendere che Mental Ray in effetti è una macchina fotografica, cioè non c'è nessuna differenza. Impostiamo ad esempio 11, ok? Chi si occupa di fotografia sa che si passa a un 250esimo di secondo, quindi abbiamo 14 e quasi 15. Poi c'è un 125esimo di secondo, e se vogliamo controbilanciarlo, vedete
qua, ok, arriviamo in pratica quasi a 16. Quindi questi sono i rapporti.